Buongiorno ragazze e ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Beh, io veramente non sono proprio così felice, sono un po' arrabbiata perché praticamente volevo vloggare in questi giorni, ma oggi è lunedì e domani andrà online questo video martedì, quindi oggi devo muovermi, devo fare tutto. E praticamente ragazze, volevo vloggare in questi giorni perché ho fatto tantissime cose, siamo usciti con tanti amici, abbiamo fatto tante cose bellissime io e Dario, veramente sono stati un sabato e domenica super impegnativi di cose belle. Però non ho vloggato un cavolo perché mi sono goduta tutti i momenti e mi dovete scusare, non ho vloggato nulla. Però adesso vi racconto un po', mentre provo un prodotto assieme a voi che è il nuovo Foreo. Ragazze, sono troppo felice, tantissime di questi strumenti di pulizia. Voi sapete che io uso solo Foreo, che secondo me è il migliore, quindi dico, se volete prendere una cosa buona prendete direttamente Foreo, che veramente per me è il migliore ed è l'unico che mi ha sempre dato risultati. Questa è l'unica cosa che assieme ai miei prodotti bio naturali funziona davvero, e periodicamente utilizzo il Foreo. Voi sapete che io avevo il vecchio Foreo Luna Mini, che poi non è vecchio, è anche adesso ancora in voga, però dico, vi feci la recensione un po' di tempo fa, questo qua carinissimo, il Luna Mini 2, che tra l'altro è anche scontato. Allora, il Foreo, questo qua è il nuovo, per acquistarlo io vi metto il link che è già scontato. Se cliccate su questo link nel box info lo potete acquistare ad un prezzo scontato per pochi giorni, dal 16 al 22 luglio, quindi se lo volete prendetelo. E vi consiglio di prendere sia questo qua, i miei preferiti sono Foreo UFO, che vi ripeto vi metto il link nel box info, è già scontato cliccando su quel link, e il Luna Mini 2, anche ottimo, e questo qua ha il 25% di sconto fino al 22 luglio, quindi approfittate. Grazie, aspettate così vi do, vi faccio il video e vi do anche il mio sconto. Quindi adesso, nel frattempo che vi racconto un po' di questi giorni, lo proviamo ancora. C'è un po' di brufolettini perché ho mangiato praticamente da schifo, ho mangiato anche molta cioccolata, Nutella mi fa uscire i brufoli, ragazze, ed è, lo sapete, vi dico sempre non mangiare. Praticamente questi due giorni è capitato che per due giorni di seguito ho preso gelati e dolci che contenessero Nutella, e questo è il risultato comunque delle schifezze che ho mangiato. Vabbè, per voi ogni tanto sgarrare, ho mangiato tantissimo. Questo Foreo nuovo, ragazze, è geniale, vi giuro. Esce anche una maschera in regalo e poi c'è il pacchetto con tutte le maschere e sono buonissime. Allora vi faccio vedere nel frattempo come funziona. È fighissimo, ragazze, vi giuro, me ne sono innamorata. Allora, la maschera è piena di prodotto, è tutta piena di roba. Si poggia qua sopra, vedete? E poi si blocca con il fermo che io però ho perso. Praticamente un anello trasparente che io l'ho perso ovviamente perché sono geniale. Allora, adesso si clicca e funziona. Praticamente, vi faccio vedere. Ecco qua, vedete, si illumina. Allora, praticamente questo è geniale perché in solo 90 secondi, ragazzi, vedete, lui pulsa, in solo 90 secondi fa 3 trattamenti per la pelle. E quindi fa un trattamento anti-age, lo sentite? Cioè si scalda, sfrutta la crioterapia, la termoterapia e le pulsazioni di Foreo, si scalda tantissimo e quindi va a purificare la pelle a fondo, quindi ha 3 funzioni contemporaneamente in soli 90 secondi, cioè questo fa quello che una normale pulizia del viso dall'estetista con trattamenti super costosi, veramente di più e più sedute ci vorrebbero per equiparare i 90 secondi di questo aggeggio, davvero formidabile. Ecco, adesso sta iniziando a pulsare e rumoreggia, lo sentite? Fa tutto lui, una super luce rossa, quindi praticamente vi dicevo anti-age, illuminante, anti-impurità insieme, in soli 90 secondi vi migliora la pelle, ragazze, è favoloso. E io lo passo dappertutto, subito fai, quindi quando non hai tanto tempo per andare dall'estetista per farti tutti i trattamenti che ci sono, con questo ti pulisce la pelle, te la purifica, è favoloso. Ecco, adesso è diventata verde la luce, vedete? Quindi adesso sta facendo l'altro trattamento, perché consiste in 3 trattamenti, anti-age, purificante e illuminante. Adesso è freddo, quindi sfrutta la crioterapia. Ragazzi, è favoloso. Comunque io vi metto il link nel box info per acquistarlo, sia questo che il Luna Mini 2 sono i miei preferiti di Foreo, sono ottimi.
Adesso nel frattempo che finisce vi racconto un po', siamo andati al mare, siamo usciti, siamo andati allo You Can Eat Sushi, ho fatto 2 giorni, ho mangiato tantissimo, infatti mi devo mettere in riga e devo ricominciare con la dieta. Poi siamo andati in un pub buonissimo, ragazzi, che vi straconsiglio, era la prima volta che andavo ma avevo già visto i suoi panini meravigliosi, ho detto no, ci devo andare. Ecco qua ragazzi, è finito, vedete si è spento, questo qua per lavarlo, allora questa la mascherina la buttate, questo lo sciacquate sotto l'acqua perché è completamente impermeabile, quindi andate tranquille. Continua a massaggiare il prodotto per qualche minuto perché questa maschera è molto molto efficace, oltre a quello che funziona tantissimo è lo strumento, ragazze, è proprio di ultima generazione, è il nuovissimo questo UFO. Comunque ragazze, vi dicevo, questo pub che sta, per chi è di Napoli, so che voi mi seguite tanto anche per le cose che mangio. Praticamente siamo state in questo pub che sta a Marano, provincia di Napoli. Ragazze, ci dovete andare, si chiama Alaska Nord, sì, a via del mare a Marano. Comunque ragazze, fa dei panini buonissimi, altro che McDonald's, con carne genuina. Ma dopo ho preso la frittatina napoletana, vi giuro, la dovete provare, cioè spettacolo, vabbè. Comunque ci siamo divertiti con tutti gli amici, è stato bello. E comunque sono stati 2 giorni veramente bellissimi. Io mi ricarico, non so voi, il sabato e la domenica facendo tantissime cose, cioè strano, ma io non mi ricarico stando a casa a dormire, ma mi ricarico uscendo, facendo tardi, vado al mare, faccio tante cose bellissime, vado a fare le passeggiate con Pupi. Quindi adesso si è assorbito e abbiamo finito il nostro trattamento. Adesso mi metto qualche altro prodottino per eliminare questi brufoletti, anche se questo già fa tanto, anche se avete la pelle impura, ragazzi, ve lo straconsiglio. Adesso metto qualche altro prodottino e poi dopo vi voglio far vedere un po' di acquisti, perché abbiamo comprato tante cose belle, c'è un po' di acquisti accumulati, vi avevo chiesto su Instagram. Ragazze, vi faccio un video a parte, poiché non ho tanto tempo di fare i video, voi avete detto ok, fai tutto nel vlog, quindi nel vlog vi faccio anche una haul, vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato e vi faccio vedere anche lo scooter nuovo che abbiamo preso io e Dario, perché anche me l'avete chiesto in tante. Quindi adesso continuo la mia routine e mi trucco anche, ragazzuole, quindi continuo la mia routine anti brufolettini. In particolare vi consiglio questa qua, che è la mousse per lavare il viso. Allora, questi prodotti anti acne che abbiamo inserito su Carità Shop sono fenomenali, in tante già mi state scrivendo che li state trovando miracolosi, sono dei nuovi prodotti che trovate nella sezione su Carità Shop novità viso Alchemilla. Sono ottimi. Allora, la mousse per lavarsi il viso è favolosa e adesso mi metto il siero viso sebo normalizzante. Allora, in pratica questo siero, ragazze, è un siero all'acido ialuronico, che il nostro best seller assoluto su Carità Shop è sempre stato questo qua, l'acido ialuronico super potenziato, il siero, che è favoloso contro le rughette, le imperfezioni, veramente favoloso. Adesso loro hanno fatto questo nuovo siero concentrato anti-acne, che è sempre a base di acido ialuronico, però contiene tanti estratti e ingredienti specifici contro l'acne e le impurità, quindi io ve lo straconsiglio. Ragazzi, poi è un siero così leggero che è piacevolissimo in estate, perché ovviamente odio tutto ciò che unge il viso d'estate, quindi questo siero è veramente qualcosa di miracoloso. Lo metto soprattutto dove ho i brufolettini e le impurità. Poi altri 2 prodotti che vi straconsiglio per l'estate, che sono super freschi, leggeri, contrastano le impurità e rimpulpano tantissimo il viso e li illuminano anche, sono questi 2, il siero all'acido ialuronico. Sì, come avete visto, io amo tantissimo l'acido ialuronico, è veramente un ingrediente top per il viso, quindi questo siero ve lo straconsiglio, è sempre leggerissimo, ottimo contro le impurità, per illuminare il viso, base trucco. E c'è anche la crema, anche la crema non è per niente untuosa, è praticamente oil free, come la metti subito si opacizza e quindi un'ottima base trucco. Potreste anche usarli insieme, prima il siero e poi la crema, oppure usare il siero di giorno, la crema alla sera. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box info sotto del video, così potete trovarli facilmente. Dopo poi ragazze farò anche la maschera viso, come
come maschera viso da fare oggi ho scelto questa, che è favolosa, è la maschera nera purificante, detossificante all'argilla nera. Ragazze, l'avete comprata su Carita Shop e mi avete detto che è fenomenale, è davvero favolosa ragazze, elimina tutti i brufoletti, i punti neri, infatti dopo me la faccio e ve la straconsiglio. Prendo il mio mitico succo d'aloe, questo lo prendo ogni mattina ragazze, è favoloso e tra l'altro l'abbiamo rifornito su Carita Shop da pochi giorni perché va sempre a ruba, in tante lo prendete e come me ve ne siete innamorate, è buonissimo ragazze. E il succo d'aloe questo qua, ananas e papaya, ha un gusto buonissimo e io adoro, io lo bevo ogni mattina. Anzi, adesso che comunque si avvicina all'estate, ormai siamo in estate, per aumentare la funzione drenante lo sto prendendo un misurino al mattino e uno al pomeriggio e sto vedendo davvero dei risultati pazzeschi, super drenante, anticellulite, aiuta anche la funzione del transito intestinale, quindi comunque sgonfia anche la pancia e in più pulisce la pelle dall'interno, quindi brufoletti, punti neri, impurità. Iniziate a berlo tutti i giorni, vedete la pelle come vi cambia, ve lo straconsiglio. Sempre perché io non amo l'acido ialuronico e non penso che sia miracoloso, un'altra cosa che io prendo sempre e vi straconsiglio sono queste qua, gli integratori a base di acido ialuronico. Ragazze, questi sono favolosi, io ne prendo una al giorno e tutto se avete problemi di pelle impura, brufoletti, impurità, l'acido ialuronico è l'ingrediente fondamentale per la pelle, quindi qualsiasi problema voi abbiate questo vi aiuta, brufoletti, impurità, vi illumina tantissimo il viso, vi rende la pelle più bella, più rimpolpata, più tonica e quindi una pelle senza imperfezioni, una pelle perfetta. Basta che ne prendete una al giorno. Anche di questa vi metto il link nel box info, sono tutti prodotti che io amo, stramo, uso e vi straconsiglio ragazze, solo il top per voi. Eccomi ragazze in postazione Haul, anche se questo è un haul nel vlog. Sono felicissima finalmente di mostrarvi tutti gli acquisti, ho tantissime buste qua e dopo vi faccio vedere anche lo scooter, adesso che viene Dario vi faccio vedere lo scooter che abbiamo comprato, lui è felicissimo, anche io perché ovviamente la sua felicità è la mia felicità. E niente, vi volevo dire innanzitutto che abbiamo rifornito, so che stavate aspettando la notizia, su Carita Shop il bracciale Summer Vibes, adoro, lo aspettavate tantissime, e anche la collana Luna e Stella, sia in oro che in argento, vengono benissimo abbinate assieme, io queste due le metto sempre assieme perché metto la stella così un po' più corta e la luna un po' più lunga, e il bracciale Summer Vibes che c'ha tante stelline, un bellissimo completo, quindi adesso è disponibile, sapete che vanno subito a ruba, quindi se li volete prendeteli adesso perché poi non so quanto dureranno, voi fate le magie, dico io fate le magie, puff, fate sparire le cose in frettissima. Comunque questo lembo di luce che veramente dà fastidio qua a casa mia, vi giuro, ecco, dovevo fare il video così con la o così o qua, vabbè. Comunque ragazzi, allora vi voglio far vedere tutte le cose che ho comprato, c'è anche la busta mitica di Louis Vuitton, perché sono andata di nuovo da Louis Vuitton. Vi metto qua nelle schede l'ultimo video acquisti che avevo fatto, in cui avevo preso varie cose. Ah no, il video era i follower comandano la mia vita. Poi sono tornata, ho preso altre cose, quindi magari guardate quel video per vedere gli altri acquisti e vi faccio vedere. Allora, un po' di cosine accumulate. Allora, da Pirex ho preso queste scarpe che in tantissime mi avete fatto i complimenti e volevate sapere quanto costano. In realtà non costano tantissimo, 300 e 200 euro, oddio, ho detto così, 300 e 200 potrebbe essere qualsiasi cosa, però intorno ai 150, 60, non vorrei sbagliare. Comunque sono bellissime ragazze queste scarpe, cioè le amo, sono un colore super estivo, me ne sono innamorata appena le ho viste. Poi ho comprato da Sisley diverse cose che mi sono piaciute un sacco. Non è un negozio in cui vado spesso, però mi sono trovata per via Roma a Napoli e ho trovato la Sisley là con due ragazze carinissime, quando un bacio se mi stanno guardando perché mi hanno detto che mi seguono e mi hanno dato dei consigli. Ho comprato delle cose molto molto carine,
Allora, innanzitutto, questo vestitino che già ho indossato, ho fatto un figurone, è stupendo, ragazze. Molto elegante e carino, di questo rosa, troppo fine. Ed è avvitato, scende benissimo addosso, avvitato e largo sotto. È tutto tipo di merletto, questo rosa cipria. Se sentite il rumore è il ventilatore, quindi scusatemi ragazze, ma fa tantissimo caldo. È bellissimo, molto bello. E l'ho pagato, volete sapere, vabbè, adesso ci saranno sicuramente i saldi, ho comprato quando non erano in saldi, comunque l'ho pagato 69 euro, dovrei averlo pagato, comunque è bellissimo, ve lo straconsiglio anche per una cerimonia, è molto carino. E poi ragazze, mi sono presa questo giubbetto di jeans che adesso sullo scooter mi servirà per la sera, molto carino. Io ero un po' indecisa, poi la ragazza lì me l'ha fatto indossare e mi ha colpito, stretto con la cerniera, la manica è troppo carina fatta così, mi piace molto il giubbino di jeans sopra anche questi vestitini per fare un look un po' più moderno, per spezzare, no? E renderlo più casual. Ho preso anche diverse cose un po' sparse, un po' in giro, non mi ricordo neanche dove, vi dico la verità. Ho preso questi shorts di questa marca Vero Moda, che è una marca, dovrebbe essere italiana, molto carini. Praticamente portano sotto tutto questo motivo arricciato, sono molto carini, anche il colore, e li rende molto fini, insomma, un po' più a femminuccia. Poi sono stata in questo negozio che si chiama 1010, che si trova sempre a Napoli, dove ho trovato diverse cose anche qui molto carine. Ho preso questo vestitino che è troppo carino, vi giuro che addosso è carinissimo, però avendo comunque una bella scollatura sul davanti e poi le spalline cadono così, penso che lo indosserò come copricostume, perché comunque è molto scollato davanti e non saprei altrimenti come indossarlo. Poi ho preso sempre in questo negozio questi shorts di questa marca sempre italiana, Vicolo. Questo negozio è carino perché c'ha cose comunque italiane e non cinesi, insomma, e sono molto carine. Questo pantaloncino che io lo volevo, così largo, comodo, alto in vita, con i fiorellini, e c'ha anche questa cinta. La marca, vi ripeto, è Vicolo, quindi è una marca italiana. Molto carina. Poi ho preso anche questa maglia, quindi per abbinarla sopra, anche questa è molto carina, c'è volan qua ed è bianca. Ho pensato di metterla appunto dentro anche sopra gli shorts, mi piace tantissimo indossare queste magliette bianche dentro ai pantaloncini d'estate, mi piace proprio tanto come look. Poi ho preso questo, non mi ricordo dove l'ho comprato, sempre della marca Vero Moda. Allora, praticamente questo è un vestitino molto carino, bianco, che ha lo scollo laterale così, ed è un po' avvitato ed è tutto svolazzante di cotone bianco ad oro, da mettere nelle sere d'estate quando vuoi stare fresca con l'abbronzatura e si vede tutta la spalla, wow. Poi sono stata anche da Guess, infatti ho anche la borsa, la busta Guess, scusate, la borsa no, e ho preso questo completo che ho creato io in effetti di questi shorts appunto di Guess, che ho pagato 69,90, però vi ripeto, io ho comprato senza saldi perché sono furba, quindi sicuramente costeranno di meno. Sono molto carini, vanno alti in vita, e ci ho abbinato questo top sempre da Guess, che è di Marciano Guess, quindi un po' più superiore di qualità. E se trovo l'etichetta vi dico quanto l'ho pagato, ma non c'è l'etichetta, vediamo se c'è qua, scusate, vi voglio dire quanto l'ho pagato, ma allora questo qua l'ho pagato 119 euro dovrebbe essere più o meno, perché è di Marciano e quindi di qualità più elevata, ed è praticamente un top che viene così carinissimo, c'ha tutti questi volan sulla spalla, da un lato c'ha solo questa spallina e poi è corto, quindi viene questo effetto. Ho pensato su questi shorts che sono alti in vita, quindi rimane giusto una fascettina, insomma, qua scoperta, molto carino. Da Aulab, questa marca, ho preso anche altre cose sportive, perché sapete che io amo l'abbigliamento sportivo. Ho preso queste t-shirt troppo carine, questa ha tutte delle bocche ed è rosa,
un rosa molto carino. C'era l'offerta che se ne prendevi due, non mi ricordo, comunque avevi uno sconto. Questa mi ha colpito subito perché praticamente c'è questa donna con tutti i fiori, è bellissima, la adoro. E poi ho preso questo completo, questo top Adidas da mettere su questi pantaloni, questi leggings Adidas semplicissimi. Però sapete che io, andando comunque quasi tutti i giorni in palestra, mi servono tante cose. O c'ho la scusa, mi servono tante cose, perché comunque se no sono spesso a lavare, quindi cambio, le metto, le lavo, le metto, le lavo. Da Albano, che c'erano i saldi, ecco, qualcosa con i saldi ho comprato. In verità ho comprato veramente tante cose prima senza saldi, che ormai già ho dato quindi abbondantemente. Però da Albano, che è un marchio che mi piace tanto, medio, non tantissimo costoso, ecco, rispetto a Valentino, Gucci, è un po' più economico, però le scarpe sono veramente di qualità, buone buone, sono anche belle. Ad esempio queste qua erano scontate, le ho pagate 87 euro, quindi senza sconto costavano intorno ai 100 euro, scontate 87, e sono molto belle. In verità ce n'erano tante che mi piacevano ma erano finiti i numeri. Allora, queste troppo carine, comodissime, le ho prese come scarpe. Lo so che alcune diranno: ah, ma sono, non so, un po' vecchia magari, pensate, però invece io le trovo molto fini ed eleganti da indossare di giorno quando vuoi stare comoda, perché ovviamente un sandalo col tacco sottile, ok, è più bello, però io di giorno, se devo camminarci, metto sempre le scarpette di ginnastica. Magari però se ho un vestitino carino, mi piace anche metterci un piccolo tacchetto, e questo è il massimo che io posso indossare perché non ce la faccio, mi fanno male i piedi. Quindi però le trovo comunque fini ed eleganti. Avevo messo anche la votazione su Instagram e le avete votate in tante. Sono comodissime, vabbè, cosa di inutile dirvelo. E la cosa bella è che mi coprono tanto il piede, perché io odio i miei piedi, so che tante mi sfottete, vabbè, non voi che mi volete bene, però io non me la prendo, non fa nulla, ormai ci sono abituata, però sono i miei piedi, quindi non è che li posso buttare, però se posso coprirli li copro. Però se posso, adesso mi sto anche sbilanciando a fare delle foto su Instagram, però so che voi mi volete bene, accettate anche le piccole mie imperfezioni, insomma è inutile che vi faccio vedere solo le cose belle, c'ho anche io dei difetti e i piedi sono uno di questi, assolutamente i miei piedi sono bruttissimi. Ecco, già so che adesso se mi incontrerete per strada mi guarderete solo i piedi, vi prego non fatelo, perché io sono molto in imbarazzo, è una cosa che ho sempre odiato di me, perché sono veramente brutti. Però mi fa piacere perché ho postato una foto su Instagram con le scarpe di Valentino, quelle che vi mostrai nell'altro video, e in tanti mi avete scritto: capita, ma non è vero che i tuoi piedi sono brutti, non è vero, se qualcuno li trova brutti sono problemi loro. Io vi ringrazio, anche se so che sono brutti, perché lo so che sono brutti, però voi siete state molto molto carine. Io amo tantissimo questa solidarietà, questo affetto tra donne, è veramente una cosa che mi lascia senza fiato, mi fa emozionare un sacco. Quindi vi ringrazio, perché grazie a voi mi sento libera anche di postare una foto dei miei piedi, anche se so che sono brutti, perché magari voi, so che voi non mi giudicherete, insomma. E comunque tutto ciò per dirvi che queste qua coprono un pochino, ma neanche poi tanto, perché comunque escono le dita fuori. Però a prescindere da tutto questo discorso, mi piacciono tanto perché le trovo eleganti con questo dorato qui, e poi ragazze sono comodissime, sono veramente veramente comode, quindi le ho prese perché quando le ho messe al piede non me le volevo togliere più. Ma c'è una sorpresa, mamma mamma, visto che a tanti di voi sicuramente queste scarpe non piaceranno e diranno che sono un po' da nonnina, ma io sono anche questo, sono anche molto classica a volte, ne ho prese altre scomode, non è vero, sono comode, però sono proprio classiche, super eleganti, queste sono stupende, le ho comprate da Louis Vuitton. E vi devo dire la verità ragazze, quando ho visto queste scarpe, le ho viste tipo un anno fa la prima volta, me ne sono innamorata e finalmente le ho comprate, adoro. Allora, sono pazzesche queste scarpe. Adesso le apro e ve le faccio vedere. No, vabbè, sono epiche. Sono le scarpe eleganti più belle che io abbia mai visto. Ragazze, ovviamente ci sono i sacchetti Louis Vuitton. Vi faccio vedere. Odore di nuovo. Che bello. Ragazze, mi
ditemi cosa non sono queste scarpe. Oh mio Dio, oh mio Dio, sono stupende, adoro. Che belle. Allora, praticamente, vabbè, finisco di fare la stupida. La cosa bella di queste scarpe, mi piace tantissimo, la cosa bella è che sono un colore nude, che quindi va bene con tutto. E la cosa bella è che sono décolleté, quindi mi coprono le mie dita, che odio, appunto, per riprendere il discorso di prima. E lo trovo uno stile elegante che però è molto versatile, cioè va bene sia ad esempio con il vestitino che vi ho mostrato prima, ci va bene, oh mio Dio, cosa è successo? Ci va benissimo perché sono nude, quindi vanno benissimo anche per esempio con quello bianco che vi ho mostrato prima, però vanno bene anche ad esempio sotto i jeans magari d'inverno per una serata, sotto il pantalone comunque vanno bene. Io adoro come scarpa il décolleté, secondo me è quello più elegante che esiste, fine ed elegante, anche più dei sandali, e soprattutto perché le puoi usare sia d'inverno che d'estate. Di questo colore poi le metti praticamente ovunque. Ok, vi ho convinto a comprare le scarpe di Vuitton. No, vabbè ragazze, io è un autoregalo che mi sono fatta, perché sono veramente scarpe che penso che userò per tutta la vita e conserverò, perché le potrò utilizzare per qualsiasi occasione, quindi ecco, anche se costicchiano, però è un investimento, magari anche una cerimonia, comunque fanno la loro figura. Ecco, per andare al supermercato, anche perché sono comode, devo dirvi la verità, ma ovviamente quelle là di Albano sono molto più comode. Comunque è venuto Dario, vi faccio vedere lo scooter. Ragazzi, questo è lo scooter nuovo che ci ho preso, X-Max. Bellissimo, guarda anche voi. Ti danno la percentuale? No. Sei bellissimo, amore, su questo Grazie. Scooter. Mio amore desiderava lo scooter e l'abbiamo comprato, vero? Sì. Ragazze, visto che vi piacciono tanto le mie ricette fit, vi faccio vedere cosa sto preparando stasera, quest'oggi, per stasera e per domani, perché io mi anticipo sempre. Allora, stasera mangeremo il tacchino che io mi faccio fare dal mio macellaio di fiducia, Paolo. Ciao Paolo, se ci guarda lo salutiamo. E a pezzettini senza grasso lo metto sulla piastra e ci metto queste spezie che sono buonissime, mi piace perché sono senza sale, io lo aggiungo comunque il sale dopo, però non mi piace che ci sia nelle spezie, perché io metto il sale rosa e poi lo voglio misurare io, insomma, quindi queste sono senza sale, sono biologiche, sono buonissime, io le uso tantissimo e le compro al supermercato. E poi di contorno faremo queste, cioè ho fatto queste qua, le verdure, quelle buonissime che vi ho fatto vedere, andate a vedere il mio ultimo video, cosa mangio in una settimana, vi ho fatto scoprire questa nuova ricetta di verdure, buonissime ragazze, fatte così, vi giuro, le stiamo facendo sempre, saziano tanto e sono buone. E invece domani poi ci accompagniamo le gallette, il pane integrale, queste cose qua come carbs. Per domani invece ho preparato questo qua, che sono le cosce di pollo sempre fatte senza pelle, senza grasso, in modo un po' più sano, e le ho messe in padella tutto insieme con piselli, funghetti, cipolla e zucchine, e il curry, questo che vedete giallo è il curry, faccio cuocere tutto insieme, così viene buonissimo, perché ovviamente il pollo caccia il suo grasso naturale, anche se comunque vi ho detto sono tutti sgrassati. E queste sono le nostre celette fit. Comunque, se volete sapere tante altre ricettine fit, guardate appunto il mio ultimo video che ho caricato proprio qualche giorno fa, vi lascio il link qua nelle schede, qua al laterale nelle schede, dove vi ho mostrato tantissime ricette fit buone, sane, leggere e veloci. E dopo ci metto questo qua come olio, ragazze, sono dipendente da questo, l'ho finito e l'ho ricomprato, è buonissimo al tartufo, c'è anche al rosmarino, però questo al tartufo vi giuro lo compro all'Ocean, ma penso lo cioè il Coop, Carrefour ce l'hanno tutti. Buon appetito! Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta.